Come da tradizione, oggi a Perugia si è svolta la benedizione degli animali in occasione della festa di Sant'Antonio Abate Massimo Angeletti. C'è chi balla a tempo di musica con la banda, ma la vera attrazione a Borgo Sant'Antonio, meglio conosciuto come Corso Bersaglieri, sono gli animali portati in questo antico quartiere di Perugia per la tradizionale benedizione, una tradizione cattolica che si rinnova un po' per fede, un po' per abitudine, e conserva il suo fascino e richiama grandi e piccini. Qui abbiamo parecchi volatili, Sì, cosa abbiamo? abbiamo tortore, abbiamo piccioni, abbiamo pavoni, abbiamo tacchini. Lei viene sempre tutti gli anni? Tutti gli anni sono Da qui. quanti anni? Da 4 anni. È perugino? Sono perugino. E perché prima non veniva? Perché prima ero più giovane, ero più spensierato a fare altre cose. Ora mi sono dedicato a questi animali. Adesso serve l'aiuto di qualcun altro. Eh sì. Come si chiamano questi due asinelli? Esmeralda e Eureka. La benedizione fa parte un po' delle tradizioni. Della tradizione, la benedizione degli animali, tutti gli animali, anche dei serpenti, dei ragni, tutti gli Beh, tutti animali. fanno parte della natura. Qual è la differenza Esatto. fondamentale fra uomini e animali? Nessuna. La benedizione che valore ha per voi? Per noi è importante, infatti sono circa 10 anni che vengo qua, è diciamo un rito che rifacciamo ogni anno, ma per me ha un valore molto importante. Da segnalare all'interno delle tante manifestazioni di questa giornata il progetto Natura Circolare nell'oratorio di Sant'Antonio, destinato al terzo settore con laboratorio sulle api.